Buongiorno a tutti e tutte, sono Angelo Merletti, il direttore della Corale della Chiesa Valdese di San Secondo di Pinerolo. Vogliamo parlare oggi dell'inno 335, che si trova nella parte finale dell'innario, quella intitolata La Speranza. È un inno che parla del regno di Dio, con una forza e una concretezza davvero formidabili. Chi canta l'inno inizia con una preghiera. Il regno tuo, Signor, nel mondo venga, ovvero che si possa realizzare quanto annunciato nei Vangeli. Ma non è un regno nostro, è il regno tuo. Già dall'incipit si comprende la profondità del messaggio. Il regno non è una cosa astratta, puramente spirituale, è un regno di pace, giustizia e amore. E non può esserci pace senza giustizia, e pace e giustizia sono tali, se suggellati dall'amore, che permette di andare sempre oltre, di non fermarci ad adorare i nostri progetti, ma di farne strumenti concreti perché appunto ci sia pace e giustizia. Ognuno può partecipare attivamente alla realizzazione del regno, con preghiera, per mettersi di fronte all'Eterno e capire dove stiamo andando, il senso di quello che facciamo, e con l'azione, perché la storia cammina con le gambe degli uomini e delle donne. Poi seguono due strofe che sono due sferzate. Chi contemplar l'altrui miserie teme mentre ne sale il triste grido al ciel, chi ad ogni strazio nel suo cuor non freme, al suo maestro più non è fedele. Chi di parlar s'appaga e nulla tenta e non si adopra a contrastare al mal, dell'avversario la potenza aumenta che l'uomo assale con furor mortale. Sono tremendamente attuali e probabilmente lo sarebbero in ogni epoca. Un sasso scagliato contro l'indifferenza, ma non solo in senso moralistico, ma in senso profondamente etico. Chi ad ogni strazio nel suo cuor non freme, se non si prova la compassione, intesa come partecipazione profonda a una situazione di disagio, si allontani dalla prassi di Gesù. E ce n'è anche quelli per quelli che parlano, ma non agiscono di conseguenza. E si vede che all'epoca in cui fu scritto il testo, a fine 800, come oggi, ce n'erano tanti. Costoro non fanno che aumentare la forza dell'avversario, poiché non scendono nella storia, preferendo guardare i problemi dall'esterno, senza esserne coinvolti, senza sporcarsi le mani. E l'inno si conclude con un'esortazione. Contro ogni mal che l'uomo prima strazia, levisi il popolo di Dio fedele. Si potrebbe fare uno sterminato elenco di ciò che rende meno umani uomini e donne, che in ogni epoca ha tolto loro, assieme all'umanità, quella scintilla divina che li fa poco meno degli angeli. Ebbene, cosa significa essere chiesa se non sollevarsi contro tutto questo? E cosa significa essere fedele all'Evangelo se non tentare di realizzarlo tenendo ben presente davanti a sé che il centro non siamo noi, ma che la vera forza sta nel dono della grazia? L'inno si conclude con «Sol chi combatte, forte di sua grazia, segue il Signor secondo l'Evangelo». La melodia di Amy Boost, un pastore svizzero noto per il suo ministero itinerante nel quadro del risveglio, nel quale fu uno degli iniziatori assieme all'amico Felix Neuf, e su questa melodia troviamo anche il celebre inno «Béni soit Dieu». Il testo è di Ernesto Giampiccoli, figura di spicco della Chiesa Valdese tra 8 e 900. Fu pastore in Scozia, impegnandosi in particolare nella cura pastorale degli emigrati italiani. Evangelista in Sicilia, pastore a Roma, dove emersero le sue doti di predicatore e conferenziere. Impegnato nella causa del comitato Pro Armedia nell'Associazione Cristiana delle Giovani. Fu pastore a Torino, dove tra i tanti impegni curò il nuovo innario della Chiesa Valdese. Ed è probabilmente a quel periodo che risale l'inno. Dal testo traspare la partecipazione ai problemi della gente del suo tempo, che si traduceva nei numerosi impegni sociali e culturali. Era l'epoca nella quale i ceti meno abbienti, operai e contadini nel nord Italia, aderivano ai grandi movimenti di massa, che davano parole alle loro rivendicazioni per un lavoro e un'esistenza a misura più umana. Molti di questi erano credenti, ma non si riconoscevano nella Chiesa romana che invitava alla sottomissione, che stava dalla parte dei padroni. Questo, lavoratori, questo era il pensiero e questa fu la predicazione di Cristo. Un odio profondo per tutte le ingiustizie, per tutte le iniquità, un desiderio ardente di uguaglianza, di fratellanza, di pace e di benessere fra gli uomini, un bisogno irresistibile di lottare, di combattere per realizzare questo desiderio. Ecco l'anima, l'essenza, la parte vera, santa del cristianesimo. Come non notare la straordinaria affinità di queste parole con quelle dell'inno 335? Ma non sono di un pastore. Sono tratte dalla predica di Natale di Camillo Prampolini,
il massimo esponente di quel socialismo evangelico che vedeva in Gesù l'incarnazione della giustizia e del riscatto per tutti i poveri del mondo. L'inno va cantato con trasporto, scandendo bene il ritmo. La melodia si adatta molto bene alle parole, che però vanno pensate mentre si canta, altrimenti non ne esce l'anima. Ricordo con affetto l'ardore con cui Thabo Bhirat cantasse questo inno durante il culto in occasione della giornata dolciniana presso il Monte Rubello nel Bilindese. Un inno che invita ad esserci, un inno che invita a lottare, un inno che invita a partecipare attivamente alla costruzione del regno di Dio, regno di pace, di giustizia e amore. Buon ascolto e buon canto.